magari? E allora lascio la parola a Tammy per leggere il proclama. Grazie. Recenti studi fatti da personalità di alto rango hanno stabilito che non fu l'uomo a civilizzare la capra, ma fu la capra a civilizzare l'uomo. Grandi istituzioni del mondo delle scienze stanno organizzando un convegno che si terrà, sembra, udite udite, si terrà a Cavriana. Si terrà a Cavriana. Per dibattere l'argomento sui diritti della capra. La cosa è resa possibile perché il palio della capra d'oro è l'unico palio al mondo che contempla nel proprio regolamento il rispetto per la dignità dell'animale, nel nostro caso la capra. Quindi riteniamo che quest'anno non sia il caso di fare proclami, ma lanciare il messaggio affinché tutti, e ribadisco tutti, si muovano con disponibilità e idee per prepararci nel migliore dei modi all'evento. E per questo vi lanciamo alcuni spunti della così, dettati a caso, da dibattere nell'epocale convegno. I punti sono i seguenti. Diritti civili della capra. Sanità per la capra. Scuola, educazione, formazione per la capra. Barriere architettoniche per la capra. Ad esempio, ben ragione, potrebbe essere la recinzione di tutti i fossi per evitare che le capre vi cadano e danneghino, rendendo così più sicura la campagna. Tanti altri saranno gli argomenti ed al riguardo vi chiedo, vi invitiamo a suggerire idee ed inviarle anche all'indirizzo di posta elettronica, prendete nota, indirizzo di posta elettronica www.scapacavrachetechapalcavru.cor. Altro punto fermo dovrà essere l'assegno di cittadinanza della capra, perché anche le capre hanno i loro bisogni e le loro necessità. Questo è il messaggio in cui noi non ci prolunghiamo oltre. Domani corriamo per la 18ª volta il palio. In bocca al lupo a tutti e che vinca il migliore. Il migliore, chiaro, il migliore. Liam, il grande, con la miglior capra saetta del Borgo Pieve. E viva il palio in tutte le sue componenti. Viva il palio, viva saetta. Grande Liam, Borgo Pieve. Bravo Tammy, ridevo perché, quanti diritti? I diritti delle capre, se ci